In un duomo deserto e a porte chiuse a Napoli si rinnova il miracolo di San Gennaro. In città fa ancora discutere l'ultimo richiamo del governatore De Luca per chi non rispetta le regole. L'inviata è Anna Mazzone. Non dovete immaginare che vadano a fare footing, le immagini della pubblicità televisiva, no? Le belle ragazze toniche con i fuso aderenti. Io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età. Tra body shaming, la derisione dei cinghialoni in tuta e sessismo, le belle donne toniche spronate a correre, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha sollevato l'ennesimo polverone di polemiche. I napoletani sono spaccati tra chi lo ama e chi proprio no. La discriminazione nemmeno è giusta, perché chiunque vuole fare sport è libero anche di farlo. Neanche il peggiore dei bifolchi si esprime così. Vuol dire, siamo delle persone, non siamo degli animali. Ah, penso che abbia fatto una battuta. Ma se De Luca è il re della Campania, il sovrano incontrastato a Napoli è solo uno, San Gennaro. Oggi San Gennaro rinnova il suo legame con Napoli.